Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video e soprattutto buon 2022, perché questo è il vlog del 31, però voi lo starete vedendo già il 1° di gennaio, quindi spero sia andato tutto bene, spero non vi siate svegliati troppo tardi. Raccontatemi cosa avete fatto, cosa si può fare in questo periodo, non lo so. E comunque io sono già bardata a festa oggi perché, come vi avevo detto ieri, ho registrato il tutorial di questo trucco. Scattato qualche fotina, insomma, giusto per mettervi qualcosa anche su Instagram. Mi piace molto in realtà come è venuto, anche se la mia idea iniziale era un'altra, però capita molto spesso di cambiare un corso d'opera, quindi vabbè. Tra l'altro mi sono anche ingelatinata tutti i capelli per tenerli indietro, ma mi si apre la vertigine qua davanti. Questo sarà un vlog un po' diverso, perché diciamo che alla fine voglio lasciarvi anche i miei buoni propositi per l'anno nuovo, quello che mi piacerebbe fare, quello che è stato un po' quest'anno, insomma, sarà anche un po' chatty, diciamo così. Quindi facciamo due chiacchiere. Per adesso io mi metto subito al lavoro, praticamente le ferie in questo dicembre io ce l'ho avute. Mai. Però non mi è pesato fare nulla di tutto quello che ho fatto, anzi, mi sono divertita un sacco e quindi insomma va bene così, però ecco, vorrei cercare di finire di editare, di fare tutte le cose prima di pranzo, in modo che poi il pomeriggio ce l'ho libero, perché adesso poi vi dico che cosa volevo fare in questo 31 dicembre 2021. Appena finito di editare il vlog di ieri, ormai passo più tempo su questa sedia che non so da altre parti. Tra l'altro sto morendo di fame. Ah, ecco perché. Sono quasi le 3. Però almeno ho finito di fare tutto quello che devo fare. Ho editato la foto del make-up, ho editato il mini video, ho editato il vlog. Devo solo caricare il mini video. Però vabbè, quello lo posso fare tranquillamente anche mentre mangio, multitasking. Ecco, devo solo mettere a posto qui e poi praticamente, aspettate che vi poggio un secondino qua che devo mettere a posto le cuffiette. Vi spiego che cosa volevo fare oggi, in teoria volevo riguardarmi tutti i concerti online che hanno fatto i BTS e che io mi sono salvata sull'hard disk. E quindi, no, non si può parlare così perché non mi mette a fuoco. Qua? Grazie. E quindi sì, praticamente il mio piano era finire l'anno e iniziare l'anno insieme a loro, sempre perché sono troppo romantica. E quindi vedere i concerti. Il problema è che se lo vedo in TV, a un certo punto mia madre sicuramente romperà. Non credo facciano nessun countdown, nessun concerto di fine anno, perché ovviamente non si possono fare, quindi non so che cosa vorrebbe vedere lei in TV, però cercherò di mettermici in pomeriggio sicuro, così almeno non dico tanto, ma un concerto, anche perché non penso di riuscire a vederli proprio tutti, quindi farò tipo una scrematura. Riesco a vederlo, quindi staremo a vedere che cosa riuscirò a fare. Alla fine la foto è venuta così, non è male secondo me, è molto carina. Certo, non è tra le mie preferite perché è un po' che non scatto più con il flash, che è tutto quell'aggeggino là, vedete, sto coso qua. Quando perdi la manualità nel farlo, serve un po' per ringranare la marcia. E quindi non è che mi soddisfi come ad esempio quando avevo appunto preso la marcia con ad esempio le foto dell'anno scorso, cioè proprio di Natale dell'anno scorso. Questa rimane una delle mie preferite tipo di sempre, ma da tutto, dal make-up alla posa, come anche questa, eh. Questa mi spezza. E qui usavo il flash, però non so che cosa settavo in maniera particolare. Dal biondo al castano. È un attimo. Detto ciò, vediamo cosa possiamo mangiarci per pranzo. Anche perché per cena, appunto, poi devo preparare tutto il mio piatto. Vi ricordate? Ho schiaffato nel piatto surimi. Queste sono le verdure di ieri che mi erano avanzate e via, ovviamente tonnellate di peperoncino come sempre. Tra l'altro prima stavo facendo delle Instagram stories, ho detto praticamente la cosa più bella di quest'anno e dell'anno scorso anche. L'unica cosa che hanno in comune è il fatto di non aver mai preso virus o cosa relativa al Covid. Cioè ragazzi, sono comunque obiettivi importanti effettivamente. Poi ho anche detto che ovviamente adesso che l'avrò detto mi aspetto di tutto, perché poi quando lo dice ad alta voce non lo so perché è diverso. Però ecco, spero continui così. Sapete cosa ancora non ho fatto quest'anno? Neanche a Natale mangiare il pandoro. Quello
quello classico normale, cioè ho mangiato il pandoro, però era tipo super ripieno, stracolmo di roba. Tipo, perché non assaggiarne un pezzettino? La vita è breve per pensare a cosa fare e non fare, quindi nel dubbio voi fate. Ma devi vedere la TV dopo, per caso? Dopo quando? Dopo, tra un po', quando ho finito. Cheers. Ok. Non lo ricordavo più buono. Bauli, mi ha delusa. È questo quello più buono? Non lo so. Le pandoro non lo so. Nel vlog di ieri vi ho detto che oggi vi avrei detto i miei buoni propositi per l'anno prossimo. Il primo è seguire la dieta in maniera dignitosa. E lo sto dicendo mentre ho un pezzo di pandoro in mano. Secondo obiettivo di quest'anno, spendere meno soldi. Voglio cercare di mettere da parte il più possibile, anche per l'eventualità del punto 3. Ovviamente concerti, nella speranza che si possano continuare a fare, cioè a inizio di quest'anno o comunque già a metà anno. Non avrei mai immaginato di riuscire a andare addirittura a 4 date, quindi chi può saperlo per l'anno prossimo? Nell'eventualità io inizio a mettere il gruzzoletto da parte, anche perché non è proprio una cosa economicissima, soprattutto appunto questi qua dei BTS, diciamo che richiedono un certo impegno. Quindi ok, quanti punti vi ho detto? Vi ho detto 3 punti. Dieta, perdere peso, mettere a parte soldi e spero in dei concerti. Questi sono i 3 punti principali. E poi quello che vi dicevo ieri, punto 4, fare crescere i capelli. Credo siano tutte cose fattibili e soprattutto sceglietevi sempre piccoli obiettivi che mano a mano, no, potete dire questo fatto, non sceglietevi obiettivi impossibili o cose che non dipendono da voi, tipo i concerti ovviamente non dipendono da me, però tutto il resto è una cosa che comunque devo mettere l'impegno e fare io. Poi ci risentiremo l'anno prossimo e vedremo che cosa succederà. Detto ciò, visto che sono le 3:20, io direi che devo cominciare a preparare il mio settaggio, il mio pomeriggio. Prima devo andare su, devo vedere se si è salvato il video, devo metterlo in carico, devo fare la copertina. Sto finendo adesso di fare la copertina del vlog. Stavo riflettendo su quello che mi ha dato quest'anno e che non mi aspettavo, che ovviamente ha caratterizzato tutto il mio anno e spero gli anni a venire per molto tempo, visto quanto tempo ho perso senza di loro. Ovviamente sto parlando sempre degli unici, inimitabili. Penso siano assolutamente la cosa più bella di quest'anno, anche perché quest'anno è partito malissimo. A gennaio, fine gennaio, è successa una cosa brutta, grave, che è stata colpa mia, di cui ovviamente mi sono presa tutte le responsabilità. Non vi starò a dire cosa, come, quando. Fatto sta che è successo, quindi ok, si sta sistemando per fortuna e spero giungerà poi alla sua fine in questo nuovo anno che sta venendo, per lasciarmi questa cosa definitivamente tutta alle spalle. Fatto sta che loro sono arrivati proprio nel momento giusto per salvarmi, quindi ripeto, non li ringrazierò mai abbastanza. A parte loro come persone, come esseri eccetera, li ringrazio anche per tutte le persone che ho conosciuto, per le cose che sono riuscita a fare, per le cose che ho ricominciato a fare e per la forza che mi hanno dato. Sembra che sto parlando in codice, non so chi sta capendo, però appunto ho incontrato tantissime persone quest'anno che ovviamente non avrei conosciuto se non avessi iniziato a seguire loro, quindi questa è una delle cose che forse mi rende più felice di tutte, anche perché sono tutte persone veramente speciali e quindi insomma ci tengo particolarmente. Tutte appunto le esperienze che ho fatto, ovviamente la parte più bella di quest'anno è avvenuta di recente con tutta la cosa del viaggio di Los Angeles, dei concerti, quello assolutamente è fuori discussione. Primo perché era un sacco di tempo che non prendevo un aereo, che non viaggiavo, quindi a prescindere da cosa sono andata a fare, quello è stata comunque un'esperienza. Ad aprile, non so se vi ricordate, ho visto il post qualche giorno fa, vi ricordate che mi ero fatta fare la torta con la faccia di Jungkook? Io vi giuro, avevo skippato questa parte, perché per me è come se fosse passato un secolo. In realtà, cioè, poi sono veramente solo qualche mese fa, sembro totalmente un'altra persona. Comunque vi ricordate, no, la famosa torta. E avevo scritto in questa caption: visto che probabilmente non potrò vedere Jungkook dal vivo almeno per il prossimo anno, me lo sono concessa sulla torta. Però l'Ilaria di aprile non sapeva che invece
di metterlo sulla torta l'avrebbe visto dal vivo. Quindi vedete quando vi dico che la vita è proprio imprevedibile, cioè non si può mai veramente mai sapere che cosa ti riserva. E quindi io sono felicissima di aver fatto tutto quello che ho fatto. Ci sono sempre rimpianti, perché i rimpianti ci sono sempre, fanno parte del pacchetto, ci sta. Nel mio caso magari mi fanno imparare ad essere un po' meno impulsiva, perché mi rendo conto che veramente io a volte lo sono anche troppo verso le cose, verso le persone, verso tanti aspetti. Però ecco, a prescindere da tutto, appunto, sicuramente quest'anno è stato caratterizzato dai BTS e tutto quello che appunto ne è avvenuto dopo. È come se mi avessero riacceso quella fiamma di vita che abbiamo dentro ognuno di noi, che sentivo un pochino vacillare. Prometto che però non piango in questo video, giuro, non piango. Tant'è che molti, scherzando, quando ho ricominciato anche a fare video su YouTube, mi avete detto: serviva Jungkook per ricominciare a farti fare video su YouTube. Non è quello, è che mi hanno messo davanti una nuova prospettiva e quindi mi hanno portata poi a dire: ok, ha senso continuare a fare tutto, cioè effettivamente ci sono ancora cose per cui vale la pena non tanto esistere, ma per quale vivere. Perché a volte ci scordiamo di vivere e esistiamo solo se siamo su questa terra, e ci sono tante cose belle, per fortuna, da fare, da vivere, perché privarsene, quindi ovviamente nei limiti di quello che è possibile, perché poi non bisogna neanche fare cose che non sono la nostra portata, però ecco, finché possiamo, perché non farlo? Io mi sarei letteralmente mangiata le mani se ad oggi non fossi andata a Los Angeles a fare tutta la roba, eccetera, eccetera. Probabilmente mi sarei veramente fustigata per il resto della vita. Quindi ecco, quella è stata una delle cose impulsive che ho fatto con cervello, però è stata comunque una cosa impulsiva, un po' da pazzi. Però di cui veramente penso sia ad oggi la cosa che ho fatto nella mia vita di cui non mi pento. Metterei questa al primo posto, poi metterei la sleeve e poi metterei il fatto di aver preso i miei cani. Ecco, queste sono le tre cose della mia vita di cui non mi pento, quindi vi faccio immaginare di quanto invece mi pento. Giusto per dire. Comunque, fatto questo bellissimo discorso, sicuramente lo riprenderò anche più avanti durante la giornata, perché a me piace tantissimo parlare delle cose della vita in generale. Sono una persona estremamente curiosa, io sono proprio affamata di curiosità, mi piace sentire cosa hanno dire gli altri. Quando mi dicono: perché parli poco? A me piace più ascoltare cosa ha da dire la gente, cosa pensa, qual è la loro opinione rispetto anche alla mia. Non lo so, è che io tendo a pensare molto fuori dalla scatola, anche per questo che a volte vengo definita una persona non strana, però diversa, ma è semplicemente un altro modo di ragionare. Pensateci. Comunque, detto ciò, finisco di scrivere qua tutte le cose per il video e poi posso finalmente andare dai miei belli imbusti. Vi ricordate il discorso che ho fatto ieri sui tramonti, eccetera, eccetera, eccetera? E vi ho detto che il tramonto è la seconda cosa più bella che i miei occhi abbiano mai visto? Ecco, ovviamente sapevate tutti, cioè penso fosse sottinteso qual era la prima. Ma mentre parlavo di questa cosa, ha postato su Instagram questa foto qui. Sì, cioè, poi mi dite, cioè, tutto torna, non è un caso che abbia postato una sua foto con il tramonto. Cioè, dopo questa, raga, io potrei tipo morire felice già. Questo è il mio archivio dei concerti, delle cose, dei BTS sull'hard disk. Mi manca il master, il giorno 2 del master, quindi ora mi sto per vedere questo qui, Map of the Soul 1. Comunque è impressionante come J-Hope abbia sempre gli outfit più fighi. Assurdo. Comunque sono ancora fissata con queste scarpe di Alexander McQueen che hanno durante queste esibizioni, queste qua con le borchie nere. Ho deciso di non farmi troppo male e di non mettere l'esibizione col vestito rosso, ma comunque fa male lo stesso. Fa male. Sapete, io non devo trovare il mio tempo, devo trovare qualcos'altro che ho perso. È questo strusciamento interno di coscia che tu dici: sarebbe bellissimo fare una reaction. Quando vado a casa di Alessia, giuro, quando la vado a trovare a Glasgow, dobbiamo farla assolutamente. Il video me lo censureranno perché non so che cosa potrà uscire tra poco. Il problema è che poi parte filter. Non mi ricordo se al giorno 1 si cambia nell'outfit rosso, ma raga.
Ora c'è Moon e poi c'è Inner Child. Tu passi da Jimin che fa tutta una cosa sex, poi ci sta Jin tutto maturo, stile piccolo principe sulla sua luna. Finito il concerto con piantino finale, ovviamente, perché sennò tanto non siamo felici, quando mai. Mi preparo a fare il tuk-tuk. Allora, ho scongelato la carne, quella che ho preso l'altro giorno. Servono queste qui che ho comprato l'altro giorno, quelle fatte a monetina, per intenderci, proprio perché tipo praticamente come se fossero le nostre lenticchie. Sono cose piccole e tante, quindi un po' la funzione è quella. Poi mi servono le uova, cipollotto che... spero nessuno abbia usato, ok, eccolo qua, questo qui. Prima cosa, fare il brodo. Praticamente, come vedete, prendete la carne, mettete l'olio di sesamo in padella e poi ci aggiungete l'acqua. E in teoria si deve togliere quella sorta di sugnetta che viene su nell'acqua, non so bene come definirla. E ovviamente questa è la prima cosa da fare. In teoria vendono anche il brodo già fatto per fare questo piatto, che è fatto... tipo con il midollo, però non mi piace, quindi no, questa è la versione insomma più classica. Qui il brodo sta andando, come vedete ci ho messo la carne, il cipollotto, acqua, spezie, ci ho messo pepe, un po' di peperoncino e ovviamente la salsa di soia. Qui sto per preparare l'uovo, che è questo qui. Questi qui sono le rice cake, vedete? Le ho messe in ammollo un pochino, anche se, vabbè, non è che serva, però giusto per intiepidirle un po'. Guardate quanto sono carini questi mandù congelati, sono troppo carini. Ovviamente non ne vanno messi tanti, perché cioè, già qua ho fatto il brodo per non si sa quante persone devono mangiare. Ecco il piatto finito! È venuto bene in realtà. L'unica cosa, forse le rice cake le devo mettere dopo. Sono diventate tipo giganti, però ci sta. Qua c'è il raviolonzolo, carne, cipollotto, bella ricca, bella ricca. Il piatto che ho cucinato era buonissimo, nel mentre mi sono anche struccata, perché ovviamente non è che potevo rimanerci ancora per molto, anche perché già il viola mi ha macchiato la palpebra. Tra l'altro ne è avanzato ovviamente tanto, che ho lasciato qui. Il problema però è che secondo me se lo lascio così in brodo è tipo immangiabile poi. Prossima volta ci voglio riprovare, però devo metterci meno carne e devo fare meglio il brodo, perché non so adesso io com'è il piatto originale, perché ovviamente non l'ho mai preso al ristorante coreano. Però il brodo era strano, cioè come se fosse tipo sciapo, eppure cioè ci ho messo un sacco di spezie, un sacco di sale, la salsa di soia, la carne, il peperoncino, cioè quindi dov'è che dovrebbe essere sciapo, non lo so. Comunque mia madre mi sta altamente tentando, perché praticamente mi fa: quando è che apriamo il torrone? Come quando apriamo il torrone? Questo è uno dei miei preferiti, fondante con le nocciole interne. Mamma mia, che ho fatto di male, Dio, che ho fatto di male. Tra l'altro, non so se lo sapete, l'anno in cui stiamo per entrare, quindi il 2022, è l'anno cinese della tigre, che tra l'altro è anche lo stesso tipo di anno di quando sono nata io, perché nel 98 quando sono nata era l'anno della tigre. Visto che siamo ancora nel 2021, questo qui è stato l'anno del bue, come nel 97 è stato l'anno del bue. Chissà sa, chi non sa non sa. Quanto adoro di ste cose criptiche. Sono le 22:11. Questa è la situazione del torrone. Tanto domani mi devo pure allenare, capirai, figuriamoci. È troppo buono. Come ogni anno, da mamma di tre cani, la mia paura più grande sono i botti. In realtà, per fortuna, a Marocchi Aisi non hanno paura. Non fanno niente, li sentono ma stanno tranquilli. Gwenda è uno di quei cani che poco poco ne sente tanti. Cioè, tipo, ne prende un attacco di cuore. Ora, per fortuna, questi ultimi anni io sono sempre stata a casa. Comunque c'è sempre stato qualcuno. Quando la lasciavamo da sola era un problema. Tant'è che le lasciavamo la radio e la TV accesa. Quindi spero quest'anno non li facciano. Ma tanto sono sicura che li faranno. Riprenderò il 10987654321. Vedrete che cominceranno a sparare. Almeno l'altro anno hanno fatto dei botti
da panico. Cioè proprio che si vedevano tantissimo da casa mia. Infatti non so se era tipo il vicino proprio o giù, perché c'è tipo una chiesa. Ogni tanto un po' mi prendono e sparano un botti, non lo so perché. Poi dopo attimi di ricerche che sembravano interminabili, ho trovato il concerto online che volevo vedere, che è quello che inizia con Dope. Pensavo fosse un concerto online, in realtà è il Bang Bang Con Live del 2021. Quindi lo sto scaricando perché non ce l'avevo. Invece è uno dei miei preferiti, dove cantano Jamevu, dove cantano Friends, dove cantano Like. C'è Amarok che si è impazzito, non ho capito che sta facendo. Amarok. L'ho sentito, ha fatto una corsa. Tutto ok? Tipo l'ottantesima volta che sento Black Swan oggi. Comunque mi fa sentire male. 11 e 12. Mia madre sta già così. Ma è bello il cappellino. Giusto per farvi capire quello che vi dicevo dei miei vicini che fanno i botti. Cioè, non comprendo. Cioè, non so se vedete la quantità di fumo. Praticamente nel mio vicinato fanno solo botti. Comunque ragazzi, auguri, cioè non so che altro dirvi. Qua sto aspettando mia madre che mi porta le stelline, almeno le stelline. Comunque no, cioè impressionante, guardate. Non abbiamo neanche fatto 10, 9, 8, 7, 6 perché stavo a vedere il concerto online. Neanche me ne sono accorta a momenti. Ho visto solo i botti, ho detto ah, forse è mezzanotte. Siete stati bravi. Sì, Gwenda ha avuto paura un pochino. È stata pure più brava. Mia madre sta parlando con mia sorella. Lenticchie perché è da tradizione. Sperando che portino fortuna. È quasi l'una, siamo già ufficialmente nel 2022, come vi ho già detto per tutta la giornata di oggi, spero sia un anno migliore, non so che cosa ci aspetta, ovviamente come penso nessuno, non mi ricordo l'altro anno a quest'ora cosa mi sarei aspettata per l'anno a venire, staremo appunto a vedere. L'unica cosa che vi posso sperare come prima cosa, ovviamente, stare tutti bene, di essere felici sempre o comunque spesso. Non proprio sempre. Speriamo di poter essere un po' più liberi. Ecco, questa è una cosa che vorrei. Quando si pensava di fare una cosa e si poteva effettivamente fare, e non come adesso che penso una cosa, oddio no, devo fare questo, ho il green pass e poi serve questo e la mascherina e più di un tot non si può andare. Spero più che altro questa cosa qui. Poi ovviamente ho tante altre speranze in altri piccoli ambiti, quindi veramente staremo a vedere che cosa ci porterà quest'anno. Quindi questo è ufficialmente il primo video del 2022. Dopo questo video, sappiate, mi prenderò almeno una settimana di pausa, perché è da novembre che non faccio una pausa lunga. Un pochino da recuperare, però sarà una pausa non pausa, perché comunque devo organizzarmi poi il lavoro dei prossimi mesi, di quello che dovrò fare, di come dovrò organizzarmi. Vedremo che idee svilupperemo in quest'anno. Quindi buon anno della tigre a tutti. Questo saluto finale deve essere importante, deve essere carino. Quindi io e JK, anche se non devo ancora capire che cosa sta guardando in questa foto, vi salutiamo. Ci vediamo presto prestissimo e grazie per essere stati con me in tutti questi giorni. Vi mando un bacio grande, vi adoro dal profondo del mio cuore. Non basteranno mai troppe parole per dirvelo.